Allora, impressioni su questo primo maggio? Come sta andando? Mi sembra bene, c'è una bellissima atmosfera anche qui nel backstage, più rilassata del solito, che insomma sempre nel backstage c'è un po' di... Tra l'altro non piove, no, quest'anno? No, infatti, mamma mia, no, infatti il primo maggio è troppo più bello quando insomma anche la gente, soprattutto fuori, che sta a vederci tutto il giorno a prendere l'acqua, non è bello. Ed è una bella atmosfera, tanta diversità nelle band, tanta proposta musicale di vari tipi. E cosa ci proporrai tu invece tra poco? Io farò dei brani sia del mio repertorio più conosciuto, sia una canzone nuova del mio nuovo album Vento Senza Nome, la canzone che apre un po' questo lavoro. Abbiamo sentito nelle prove una canzone di Pino Daniele famosissima, insomma, che hai cantato insieme, esatto, a lui. Lo vogliamo anticipare o lo vogliamo lasciare come sorpresa? Infatti un omaggio a Pino Daniele quest'anno era doveroso, per me è stato un maestro, una bellissima occasione cantare con lui, un onore, diciamo. Bella canzone poi, tra l'altro. Tra l'altro una bellissima canzone che insomma rimarrò a cantare con affetto fino a che canterò. Benissimo, allora lasciamo anche qualche altra impressione, se vuol dirci, su questo... No, è molto bello questa diciamo parola di solidarietà di quest'anno, mi è piaciuta molto perché la trovo una parola, un valore attuale, un valore intramontabile, il fatto di sentirsi parte di un'unica cosa, cioè la terra è una e noi dobbiamo essere una cosa sola quando si tratta qualcosa di... da tramandare ai nostri figli di passaggio, no? Dicono, esatto, gli africani. Bisogna, siamo di passaggio noi, non siamo... Un messaggio che vuoi lanciare per questo primo maggio, poi lasciamo anche altre domande. Ma appunto, la terra è un bene di tutti, così come la società, la civiltà, e quindi bisogna fare di tutto per essere vicini uni agli altri, tanta comprensione, tolleranza e pace. Grazie Irene. Grazie.